I find my needs in five places. I never need to leave. Prima di partire, pizza e pizza. Stiamo partendo per andare alle Maldive. Per la prima volta nella nostra vita. Primo scalo, Dubai. Per il momento siamo ancora poveri, quindi economy. Dubai. Destinazione finale, Malè. Siamo arrivati all'appartamento qui a Malè. Resteremo solo questa sera perché in pratica qui per andare negli atolli, ovvero le piccole isolette, ci sono tutti degli aerei che vanno sull'acqua. Solamente che partiva l'ultimo alle 3 di quest'oggi, noi siamo arrivati alle 3:30 e quindi ci hanno regalato effettivamente sì questa stanza per questa sera. Molto semplice, qui c'è la doccia, lavandino, letto e poi abbiamo il balcone. E questa è un po' la vista. Andiamo a esplorare Malè? Abbiamo assaggiato il pranzo, sono venuti in questo posto che è molto molto carino. Rio Grande si chiama. Abbiamo notato subito il menù in italiano. Spaghetti carbonara lo fanno con carbonara sauced tossed spaghetti with choice of chicken and smoked tuna. Comunque, essendo che mi ricordano molto il Qatar, sti posti qua, credo di andare con il fried rice. Guardati in alto, no, dritta di te, no, dritta di te. È un pipistrello. No, no, no. Mi ha buttato la sua nocciolina in terra. Perché stai sudando? No, ma che scoiattolo! Oh, sì, ma è alle ali! C'è arrivato riso e noodles e pipistrelli. È tornato il nostro amico, sta mangiando. Sta iniziando a piovere, stanno coprendo tutto quanto. Infatti in agosto non sarebbe proprio consigliato venire alle Maldive perché da un secondo all'altro ci sono queste acquazzoni perché sono le stagioni dei monsoni. If you broke, just say that. Ain't no need to hate, you should know that I don't play that. No, we can't debate, I'm like if you lame just say that. Un saluto da Alessia. Allora, ad essere sincero, mi aspettavo le Maldive un paese molto 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 più sviluppato. Invece in alcuni aspetti mi ricorda molto il Qatar. Magari poi domani andiamo negli atolli, è tutto un altro mondo, eh. Però Malè, la città principale, mi ricorda molto quelle. Poi un'altra cosa, ti guardano tutti male. Tutti ti guardano male quando passi, incredibile. Girando molto all'estero, in questi anni YouTube ne ho visti tutti i colori riguardo il menù italiano. Ma gli spaghetti mi mancavano. Sveglia molto presto questa mattina perché si parte e si va verso l'atollo. È incredibile come ogni moneta sia più figa dell'euro. Questa qui era loro. Oh, how much? Airport. Ok. Praticamente siamo fuori dall'aeroporto, appena fuori, e ci sono tutte queste mini postazioni in cui ogni banchetto ha il suo resort e vai a ritirare il biglietto per poi partire con l'idroplano. È arrivato il grande momento. Oddio, cosa sta facendo quello? Comunque posso dirti, c'è l'acqua di porto. È più pulita dell'acqua di casa mia. Pensavo fosse un po' più alto, sinceramente. Anche io sono così, però nel senso... Siamo atterrati, ha durato circa mezz'oretta il volo. Guardate che acqua, signori. Che figata. Abbiamo preso subito la prima colazione perché altrimenti poi chiudeva tutto. Quindi potete vedere, c'è una piscina, abbiamo tutto il mare. Questo è il civico della nostra casetta. Qui abbiamo un divanetto, letto, io, TV. Non ti ho fatto vedere il pezzo forte. Cameriere, apri quella porta. Sì, signora. Ma dove andiamo? Ah, ma caldo! Io non me... Ah, boh, io mi devo fare la piastra con l'aria condizionata. Ma siamo scherzati. Bagno all'aperto. Scusa, ma se piove? Vabbè, si è riparata. Qui abbiamo la douche, abbiamo il cesso. Allora, sempre che stiamo mangiando e basta in sta vacanza qua, ma in realtà che mi ricordo di vloggare solo quando mangiamo. Comunque riso, curry e tipo sta specie di focaccia. Sta arrivando la pioggia, quindi stiamo rientrando a casa. Ho fatto tempo a farmi solo un bagno in piscina. Anche Gioia ha fatto il bagno in piscina, vero? Comunque
Comunque c'è un campo da badminton, un campo da tennis e dietro c'è il campetto da calcio. Penso sia un 7 contro 7. Tiè, beccate questo campetto. Beccami sta traversa al volo. Te la dedico. Ora ci siamo spostati qua, altra sfida, siamo a badminton. Abbiamo appena fatto un bagno in piscina, guardate qua che tramonto la prima sera. Spam. È bello perché è tutto giallo e viola. Tramonto spettacolare, ci siamo lavati e ora cena. Un bel piatto di ciccia. Come avete visto praticamente è il menù a buffet. Siamo rientrati a casa, giorno 2 finito, ci vediamo domani. Ragazzi, buongiorno. Colazione buffet. Comunque funziona, come ho detto ieri, ovviamente è tutto buffet. Però se non lo sapesse, cioè, quando prendi il pacchetto del resort c'hai tutto il cibo gratuito e puoi avere anche tutto il bere gratuito pagando una quota in più. Sono cose tipo per due persone 400 euro per una settimana e puoi bere e mangiare quanto vuoi. Porco. Guardate questa acqua, poi lì sono delle parti un po' più scure perché sotto c'è tipo la fauna e la flora delle Maldive. Poi sotto qua ci sono sti sassetti qua che se vai a piedi nudi devi camminare come se avessi un palo nel culo. Ah! Esatto, proprio così. Fai vedere come si cammina senza... E poi qui arriva, è un po' sporca però vabbè. È la natura, quindi ce la possiamo andare a bere. Dove eravamo prima lì c'è l'altalena. Sono queste parti qua che non so cosa siano. Però guardate qua che spettacolo assurdo. E guardate là quanti cavolo di granchi. Lasciando che ci siamo bruciati la faccia stamattina, stanotte tra mare e piscina, abbiamo pranzato, sono le 4:30 e stiamo andando a fare jet ski. Queste attività extra resort, diciamo, ovviamente sono a pagamento, come quelle che vedrete poi nei prossimi giorni. Questa sarà la nostra bestia oggi. Allora, per i testi siamo arrivati fino a questa piccola isoletta. Guardate che paradiso, sì, un po' sporca, un po' spazza, però è veramente in mezzo di tutto male. Di là, come vedete, c'è un'altra isoletta che arrivi a piedi via mare. Arrico Kai come che va via. No! Siamo rotti coglioni. Vabbè. Esperienza in jet ski finita. Il risultato. Gli occhietti. Però figo. Dopo il jet ski, diamo di polpetta, tacos, bucchetta di patate, e già ho preso uguale. C'è una cosa che non ti piace? Cosa? La cipolla. Sti cazzi, ma la bagno. Boh. Scarsa. Comunque devi prendere questo qua, cioè non so se... L'ho registrato solo perché non ti ricapiterà mai più nella vita. Vai, vai, prova. No, non ti voglio umiliare per quello. E con questo ultimo tiro, gioia stracciata. Stracciata. Il centone non lo vederai mai. No. Voglio aver perso anche oggi lo sport? Contro una miope che non ha gli occhiali. Miope, cioè vi rende miope in più scarsa. Cioè si sta vantando, io non so se vi rende conto. Ed anche il terzo giorno è andato. Ci vediamo domani. Giorno 4, no bene. Siamo tutti e due bruciati già. Dopo il primo effettivamente giorno di sole. Io ho le spalle, la faccia ustionata. Gioia c'ha pet. Ma ora è il momento di guardare la giornata. Colazione. Colazione molto poco estetica per me. Gioia va sempre di salato. E buon inizio di giornata. Con sto mare. Dopo la colazione abbiamo preso solo noi. Pranzo, come sempre, riso, carne, te. Io ho mangiato, sono stata molto veloce. In verità non ho mangiato niente. Signori, siamo tornati in stanza per cambiarci, perché l'attività di oggi... Il tennis. Anche perché stiamo mangiando forse un po' troppo. Cioè senza forse, mangiando troppo. Magari un'oretta di tennis ci fa bene anche alla salute. Dovrò giocare con le foam. Che non avevo visto che c'erano campi da calcio, robe eccetera. Usiamo le scarpe più comode che mi sono portato via. Ti sfondo. Eccolo qui, eccolo. Campo da tennis, carino. Sei pronta a prendere le scopole anche a tennis? Sei pronta? C'è una mosca? Sei pronta? C'è una mosca?
finisce qua. Ho vinto io 2-7-1. Gioia non riesce a vincere neanche a uno sport. No, però ti giuro. Dicevo, non riesce a vincere neanche uno sport. Vabbè, vediamo magari questa sera si vuole riprendere. Nel vlog ho detto che ho vinto io, in verità ho vinto te, rubando un set completo, facendo le tue regole. Aspetta, le regole, che non esistono. Siamo 2-7-1 e abbiamo fatto tutte le tue regole. Adesso andiamo a vedere tutte le regole del tennis. Okay. E mettate le regole che detto non sono okay. Nonostante questo io sono stata alle tue regole. Hai giurato su tua mamma che una palla era fuori mentre era dentro, che era il punto mio per vincere, ma il set, eravamo 2-1 per me. Ma era fuori! Era dentro! Ancora! Era dentro! E comunque anche oggi il tramonto non è niente male. Questa sera si mangia maldiviano. Abbiamo tipo delle polpette, egg carlet, cos'è? Uovo fritto, non so. Pulla filla salad, riso. Poi lì abbiamo delle banana bowl. Poi qua abbiamo delle tortillas. Io spero che veramente tu non prendi sta roba qua. Solo per testare l'italianità. Ma mi sa che negli scorsi giorni l'ho testata, ma non è che sia stata chissà cosa. E Gioia se ne va, un'altra volta sconfitta, ping pong. Oggi non hai vinto niente, eh? Assurdo, assurdo. Allora, possiamo dire una cosa? Dai, di la verità. Ma di la verità del tennis. Che Gioia ha giurato su sua mamma che un punto era fuori, invece l'ho visto con i miei occhi che era dentro, ed era il set point e saremmo stati 1-1. E poi l'ultimo set, vabbè, l'ho vinto io. In verità ha vinto lei 2-1 secondo tutte le sue regole e i suoi giuramenti, no, sulle persone. Le tue regole, secondo le tue regole io ho vinto 2-1. Però ti posso dire una cosa, io te la lascio la vittoria, perché tanto io secondo te ho perso, ma io ho vinto dentro perché so di aver vinto. E con questa perla di merda vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. Giorno 5. Comunque questa mattina, tra pochissimo in verità, dovremo andare in barca a farci tipo un giretto di un'ora, due ore forse, non mi ricordo, con un catamarano, io Gioia e uno che guida, lo skipper. Spero sia molto figo. Devo andare in barca, eh? Però non ho preso il salato. È bello che poi ti passano davanti come se nulla fosse. How about on Wednesday? 16, ok. Yeah. Ok for 11. 11? Yeah. We see you on 16. Ok. Yeah, we will try to get the spare and try to fix it. Yeah? Ok. Very sorry for that. Don't worry. Thank you. Have a good day. Quello problema sarà un problema al catamarano, perciò non faremo oggi questa attività, ma l'abbiamo prenotata per tre giorni. Comunque dovremmo uscire con quella cosa lì teoricamente. Bravo Matteo! Per mantenere la dieta quest'oggi andiamo con hamburger, pollo fritto. Com'è l'hamburger? Sempre la carne e mettere dentro i ravioli. Questa sera siamo in tre in camera. Durante la sera mi chiederete come cazzo si fa in un resort del genere. Teppina birra. Poi questa sera tipo stanno proiettando un film e stanno aperto anche i popcorn. Non so se vedete la mia faccia, ma sono tutta devastata. Stamattina mi sono svegliato così. Allora, questo qui è un nice mock in teoria, però non so cosa mi aveva messo qua sotto. Mi è scritto uno sciroppo di qualcosa. Non riesco a capire cosa. Vabbè, questa è la nostra colazione oggi. Lui ha preso invece il tè freddo. Perfetto, abbiamo ritirato tutto l'occorrente per giocare a tennis. Quest'oggi mi sa che ti faccio vedere come si gioca veramente a tennis. L'altra volta era solo per capirti un attimo. 20-17 per Gioia. Non stiamo tenendo i punti come ci dovrebbe nel tennis. Vediamo chi vince. Saliamo a 25. Guardate la fa. Pur di non darmi l'ultimo punto, fa finta di stare male. Incredibile, signori. C'è il cappellino, tu c'hai la maglietta, stai zitto. Stai morta. Sei una prima donna. Nella vita si vince e si perde. Basta. Per pranzo oggi abbiamo la pasta al pomodoro. È la prima volta che la mangiamo qui. Te dirò, non è male. Vabbè, ovviamente il pomodoro è un po' diverso rispetto al nostro, però non è male. Che hai fatto? Ho fatto la guerra col pomodoro, ragazzi. Comunque quella camionetta lì sta preparando una cosa per me, Gioia, per questa sera. Dopo vi farò vedere. Allora signori, sono le 6:36. Dovremmo andare a fare questa cena un po' particolare questa sera, perché è tipo il 15 ed è Ferragosto. Letteralmente questa è la mia faccia, mi sono completamente ustionato gli scorsi giorni. Quindi sì, passerò Ferragosto con sta faccia da cazzo. Ma comunque dobbiamo andare avanti. E in più, so se vedete qua,
qui sul collo, ma mi è uscito tipo un herpes che mi viene praticamente quasi ogni estate. L'outfit di questa sera, jeans lungo che mi ha dato gioia. Qui abbiamo camicia dal pattern, che devo capire se mettere questa o quella bianca. E poi probabilmente andrò con le New Balance come scarpe. Non esco quasi mai con le scarpe quando andiamo a cena, perché sono perennemente in ciabatte. Però vabbè, stasera è un'occasione, quindi probabilmente le metto. Signori, questo qui è l'outfit. Siamo arrivati, questo qui è il posto, per me è gioia. Letteralmente la cosa più imbarazzante che ho fatto in ultimo anno, perché poi tutti ti guardano. È arrivato del pane, una buona selezione di panini. Montelliana, Treviso, Veneto, veramente da tutte le parti. Io come antipasto ho preso la Caesar salad, lui invece una zuppa, ti ricordi com'era? Seafood. Con tutti i pesci del mondo, del mare. Ci sono stata finita, non era sto granché. Nei crostini c'era anche del pane vecchio. La zuppa com'era? Ah, devi essere reale però, quello che mi hai detto prima. Era buona. Ma si è detto che non era buona? Non me l'ha proposta lei. Ah, ha detto che era la cosa più buona. Ha detto che era la cosa più buona, cioè la dovevo assaggiare per forza. Cioè era buona, non questa. È arrivato anche il piatto mio. Sono due pezzi di manzo, penso. Qui ci abbiamo due robi fritti che sono... Ah, due crocchè di patate. Invece gioia prosegue con il pesce e ha preso, cos'è? Un'asticcia. Signore e signori, ho preso asticcia, tipo quello che si chiama asticcia. Carne finita, non so cosa è finito il pesce. Devo dire che era molto molto buona la carne e anche il crocchè di patate. Tortino al pistacchio e questo deve essere tipo una crema al limone. Vaniglia. Vaniglia. Soddisfatti da sta cena? Abbiamo mangiato un sacco e comunque era buono, cioè rispetto al pranzo e le cene che facciamo dentro, dove tutto aveva ovviamente il buffet e quindi la qualità viene meno. Qua era tutto, tutto buono, a parte l'insalata, la Caesar salad, non era chissà di che. Ora? Ora che? Dov'è l'anello? Vieni! Mr. Crab! È andato sul piede a gioia. Poverino! Cosa mi chiede? Vuoi la cena? 10. 10. Io do un 8 e mezzo, 9 per la location anche, però anche se sono solo le 10 a dormire. Ci vediamo domani con il settimo giorno, se non sbaglio. Vediamo che ora ci facciano fare il catamarano, visto che l'avevamo prenotato per oggi dopo il rinvio della scorsa volta. La situazione in faccia non è migliorata per niente, l'herpes si è ingrandito. Prima però un nice mocha. Has dropped very badly. This morning was a little bit less, but now slowly, but still not enough, because we may go and stop and we can't come back. It's completely going down. Allora praticamente non riusciamo neanche oggi a fare il catamarano perché c'è poco vento, come avete sentito dalla clip, ma andremo con una barca che va veloce, e teoricamente riusciremo a vedere anche i delfini. No signori, gli squali che avevo visto l'altro giorno, guarda quanti pesci. Questa sarà la barca con cui usciremo, io gioia. Jump, jump. Stiamo lasciando il nostro atollo, andiamo a vedere cosa troviamo in mezzo al mare. Per ora niente delfini. Assurdo. In questo momento non è abitabile, fa parte del governo, perché all'interno, proprio nel centro dell'isola, c'è questo lago di acqua dolce che è unico, perché appunto è accerchiato da tutte le acque poi salate, ed è impossibile arrivarci tranne che a nuoto. Che acqua assurda. Delfini visti, tuffo fatto. Il prezzo per questa esperienza è di $196, però secondo me ne vale, sì, ne vale tutti, perché ha visto dei delfini, ha visto delle acque stupende. Assurda. Ci ha detto culo. Ci ha detto un culo. Esperienza finita, bellissima veramente. Bella della mia vita. Cioè il bello è vedere questi animali non allo zoo, non gli acquari, cioè proprio sono selvaggi queste cose qua. Gli animali proprio nel loro habitat erano veramente vicinissimi. Assurdo, bellissima esperienza. Pranzo alquanto calorico. Ho preso sta pasta.
questa mattina mi ha riempito la bocca del labello, perché tra le altre cose mi sono svegliato anche con la bocca distrutta, come potete vedere, tra le altre cose, tra l'herpes sul collo, tra la faccia dilaniata dal sole. Comunque, nuovo giorno e oggi penso che andremo a fare un po' di snorkeling, visto che ieri abbiamo fatto per un po', ma oggi ci prenderemo tutto il giorno per farlo, perché abbiamo visto delle cose assurde sotto l'acqua. Ma prima ice mocha. C'è Gioia che sta esplorando i pesci alla ricerca di Nemo, mentre io sono andato un po' in acqua, però non mi è passata ancora fin da piccola sta ansia che quando vado sull'acqua tipo più alta vado in affanno e vado a respirare male, anche se ho il boccaglio lo stesso. Finché sto qui magari sull'acqua dove ci tocco, ok, quando già inizio a andare sull'acqua un po' più alta mi cago addosso. Ma anche per esempio una cagata quando vedo tipo dei video su YouTube dove c'è la gente sott'acqua e sento anche il rumore d'acqua, tipo mi iniziano a lacrimare gli occhi, come se fossi io effettivamente sott'acqua. Non riesco a capire se dove va. Stiamo andando a fare una bella passeggiata con Gioia, che è arrabbiata perché sto vloggando. Io a far vedere, cioè, queste cose qua, tra 40 anni, quando saremo separati, te dovrò far vedere, cioè, sono ricordi comunque. Oh! Dillo che sei una prima donna e non vuoi fare manco snorkeling. Ma io ho raccontato della mia ansia, cioè non è che solo le femmine possono avere le ansie, possono averle anche gli uomini. No, tutto, mi è uscita l'herpes, mi si è bruciata la faccia, non ti sei curare, non sai fare snorkeling, io voglio un uomo forte. Candidatevi qui sotto nei commenti, gli uomini forti. Ultima cena, ci hanno preparato questo coso, un po' di pasta, un po' di carne, un po' di patate, però veramente, veramente carini dentro sto resort dei grandi. Che l'ultimo drink di questa vacanza sta andando. Quanti grammi sono 1000 millilitri? No, proprio a casa c'è un contenitore che fa tipo 1000 e te lo dice in grammi, in millilitri, cioè, però non... 800 grammi, 800 grammi, 20 grammi. 50. No, dimmi quanto. Bevi, hai perso. Dimmi quanto. 100. 1000 millilitri saranno 100 grammi. Zero. Vai, bevi. Ah, lo sai che facevo bevi. Biologia, spostavo bevi. Gli zeri. Bevi, state zitta, bevi. Il video finisce qua. Speriamo che questo vlog di una settimana qui nei Maldivi sia piaciuto. Vabbè, non ho registrato tantissimo anche perché effettivamente ero in vacanza, però più era un ricordo quello che volevo fare, poi magari negli anni mi rivedrò questo video. Comunque ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, passate dal mio Instagram e anche quello di Gioia, che ho pubblicato contenuti anche su TikTok, andate a spulciare i nostri due profili e niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.